Buongiorno, buongiorno e buona domenica 28 aprile. Cari amiche e cari amici, vi invito sempre a iscrivervi al mio canale YouTube, ad attivare la campanella, mettere i vostri like ai miei video e non dimenticate mai di scaricare il link in descrizione. Ieri è storia, domani è un mistero, oggi è un dono. Non dimenticatelo mai. Le belle pagelle. Ieri il Milan ha pareggiato 0-0 contro la Juventus. Il Milan ha giocato e quindi dobbiamo, diciamo, stilare le nostre pagelle sui giocatori che hanno disputato il match, finalmente tenendo la porta inviolata, giocando una partita determinata, non spettacolare, senza un tiro in porta, nella luce della porta. Non è mai capitato, non cambia il mio giudizio su un attacco che comunque è il secondo del campionato. Ieri ha fatto più fatica, ma ne parleremo della partita. Direi che l'argomento più importante oggi è l'allenatore. Poi andremo alle belle pagelle. L'allenatore Lopetegui, quali sono le ultime novità? Un riassunto che nasce da ieri, ma ieri. Poi parleremo di Lopetegui. C'è stato il comunicato della Curva Sud. A qualcuno mi ha ragione, ho letto tutto il comunicato sul profilo Instagram e TikTok, salvo l'ultimo pezzo che comunque poi ho aggiunto sul profilo Instagram. Però lo voglio ripetere perché ieri non l'ho detto. La Curva Sud dunque emette un comunicato che termina con queste parole. Signori, la pazienza è finita. Il Milan non è un prodotto su cui speculare e Milano non è una piazza che si accontenta di partecipare. Il Milan ha alle spalle un popolo che per storia e tradizione è abituato ad essere nel gotha del calcio mondiale. Se questa proprietà pensa di essere all'altezza di queste prerogative e lo dimostrerà con fatti concreti, aperta parentesi, e la scelta del nuovo mister ci farà capire molto, continuerà a godere del sostegno instancabile di un popolo follemente innamorato. Se così non fosse, dimenticatevi di vivere a Milano come dimenticatevi di vivere Milano come isola felice, come avete fatto fino a oggi, sempre col Milan nel cuore. Queste sono le parole a conclusione del comunicato molto civile, molto rossonero, molto col cuore, ogni espressione ben studiata. Non devo dare certo voto io alla Curva Sud, però è stato un comunicato apprezzato da tutti. È una critica civile, un invito civile, un invito da innamorati alla proprietà. Oggi c'è questa proprietà. Sappiate che noi siamo qui per stare vicino ai ragazzi, non deludeteci. Questo è il concetto espresso a parole forti, ma sempre molto educate e civili, come mi sembra giusto sottolineare. Allora, Lopetegui, ieri il titolo della Gazzetta dello Sport, ieri la reazione pesante di tutto il popolo rossonero che non gradisce questa figura, questo allenatore con un passato a livello di risultati abbastanza altalenante. Ieri sera allo stadio di Torino già le prime voci: attenzione, nulla è deciso, Lopetegui non è così vicino, tanto è vero che ho messo Lopetegui è più lontano. Sempre però questa mattina e ieri sera Gazzetta.it insistono e parlano di un contratto, bozza di contratto di 3 anni a 4 milioni di euro, quindi si va già sullo specifico. Però ieri la proprietà non commenta ovviamente ufficialmente, ma da quello che si trapelava ieri in tribuna, negli Stati Uniti sono rimasti sorpresi e scossi da questa ondata contro quella che sarebbe stata la scelta di Lopetegui.
Il contratto adesso già si parla di bozza, si parla già di ulteriori alternative nel caso non venisse Lopetegui, quindi adesso si prendono un filino le distanze. Queste voci arrivano sicuramente, secondo me, dalla Spagna, perché Milano, Casa Milan, il quarto piano, su questo argomento, ho provato anch'io a captare qualcosa, sono assolutamente muti. Da Milano non esce nulla. Ieri è uscito piuttosto trapelato che non fosse vero che è certamente, ma certamente un allenatore in questo momento monitorato ed è nel casting degli allenatori. Su questo non ci piove, ma che abbiano già scelto a Milano dicono no. Vedremo l'evoluzione. C'è da dire che dovesse arrivare, parte già piuttosto male la futura avventura di Lopetegui. Poi vediamo se il Milan troverà altre alternative. C'è da dire che diciamo il popolo rossonero, per usare le stesse parole del comunicato, ha fatto intendere che la figura deve essere una figura autorevole. Non, il Milan non vuole prendere Conte e ieri Gianluca Di Marzio scrive che non c'è stato alcun contatto con Conte e anche con De Zerbi, però in ogni caso serve un allenatore autorevole, un allenatore che convinca, non è che i dirigenti del Milan debbano chiedere al popolo rossonero chi prendere, però il popolo rossonero è abbastanza maturo per capire un allenatore, quale sia la valenza, quale sia il significato di un allenatore che il Milan sceglierà. Quindi una situazione molto molto delicata. Oggi Lopetegui è fra i nomi certamente caldi, ma non è stato deciso nulla e vedremo che cosa verrà, che decisione verrà presa, anche per capire chi poi prende la decisione. Ieri Giorgio Furlani ha già sottolineato ancora una volta che non c'è una persona che decide, ma diciamo una decisione viene presa collegialmente. Vedremo, vedremo le prossime ore, vi tengo informato. Intorno alle 12:30-13 ci sarà la palla di pelle con tutte, e poi leggeremo dentro le novità della Gazzetta su questo argomento. Vediamo altri nomi, vedremo altri nomi. Certo che una cosa forse siamo tutti d'accordo a dirla. Bisogna fare un po' in fretta, perché come ha detto il comunicato della curva, bisogna fare in fretta perché bisogna già pianificare acquisti, schemi, moduli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma intanto c'è Pioli che allena il Milan, che ha pareggiato 0-0 contro la Juventus. Rapidamente le belle pagelle, secondo me il migliore in campo 7,5. Sportiello poteva prendere 8, ma ha avuto una piccola incertezza nel finale. Do 7,5 a Sportiello, entrato per Maignan che ha avuto un problemino, non dovrebbe trattarsi di nulla di grave, un risentimento all'adduttore, aveva dei dolori. Quindi 7,5 a Sportiello, che è uno dei migliori secondi portieri d'Italia e sicuramente fra i più bravi portieri in Italia. Andiamo con il numero 2, Musà. A Musà ha giocato a destra, gli do 6,5, mi è piaciuto, ha tenuto bene gli avversari, si è portato in avanti, molta disinvoltura, molta personalità, mi è piaciuta. La difesa ieri mi è piaciuta, 6,5 a Musà, do 7 a Gabbia. Molto autorevole, sempre puntuale, sempre preciso, bella partita, 7,5, anche se metto migliore in campo Sportiello, ciao. Oh, finalmente abbiamo rivisto il ciao che conoscevamo contro un avversario importante come Vlahovic, ha effettuato una bellissima prestazione, lontana dalle prestazioni pallide delle ultime settimane. 7,5 anche a lui, 7 a Florenzi, sempre presente, comandava la difesa, è stato una figura carismatica in campo. Florenzi, a onta dei suoi anni, è un giocatore utile, indispensabile a questo Milan.
E da lì in avanti, da sopra, incominciamo a scendere di voti. La difesa a voti alti, sopra. Cominciamo con il mio amico Adli, è partito molto bene, sempre presente, poi è calato nel secondo tempo, ha cominciato a sbagliare. Direi che il 6 è il voto giusto per lui. Anche rendersi il contrario, ha fatto un po' meno nel primo, ma meglio nel secondo. Anche per lui un 6. Loftus-Cheek 6,5, è l'unico che ha effettuato qualche tiro, si è visto, è uscito claudicante, speriamo che non si tratti di nulla di grave, ma 6,5. Là davanti Maluccio, do a tutti 6 perché è finita 0-0, non ho voglia di dare insufficiente, le abbiamo già date troppe. Ho deciso che io insufficienze non le do, poi vedremo chi metterò come migliore in campo, come peggiore o meglio quello che ha fatto più fatica. 6 a Pulisic, non è inutile dare dei voti bassi a Pulisic perché si è dato da fare, ha lottato, magari non è nella migliore condizione, però gli diamo un 6. 6 a Giroud, meriterebbe forse l'insufficienza, ma lo vedo lottare, lo vedo tentare, non è al massimo della condizione, sarebbe ingeneroso. Mi danno dell'aziendalista, mi danno datemi di quello che volete. Ma io il mio Milan, mettere le insufficienze soffro e allora almeno noi tra milanisti stiamo un po' alti come voti e diamo 6 anche a Giroud, 6 a Leao, ha salvato un paio di palloni, si è visto poco, magari qualcuno gli darà delle insufficienze. Ripeto, dopo tante partite in cui si è parlato male del nostro Milan, se volete un po' di aria pura, diamo un 6 anche a Leao, se voi avete un giudizio più severo, ovviamente lo rispetto. Chi è entrato? Bartesaghi, Zeroli, Okafor, lo stesso Chukwueze, non li mettiamo senza voto, un 6 anche a Benasser, che è ben entrato, e chiudiamo con Pioli, gli diamo un 6,5, ha finito senza voce a dimostrazione di quanto tenga ancora a questo Milan, a dimostrazione di quanto sia serio. Non mi interessa che migliate del tifoso di Pioli, io non sono tifoso, io ho rispetto per le persone, rispetto e rispetto il lavoro di Pioli. Certamente i risultati non sono quelli che aspettavamo, ma io conoscendo la persona ho rispetto di questo allenatore che ha finito con la voce sgolata, senza voce, ha finito sgolato. Cosa significa questo? Significa che è una persona seria, significa che è una persona che tiene ancora il Milan e vuole portarlo al secondo posto. Il secondo posto, come l'anno scorso, la semifinale di Champions League, non interessa a nessuno, a me non interessa se interessa o no a nessuno. Io prendo questo secondo posto, certamente nella stagione negativa, però arrivare secondi adesso voglio dire. È il primo dei battuti, non ci consoliamo, ma l'orgoglio del Milan che vuole tenere almeno questo secondo posto per dare un senso alle ultime giornate e ci aiuta a dare questo senso alle ultime giornate. Forza Vollotta vincerai, forza Milan, più che mai, vecchi cuori rossoneri, caro vecchio decrepito Milan, nostro Milan. Se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella, no, scaricate il link in descrizione. Siamo sempre vicini al nostro Milan, allenatori, presidenti, dirigenti, quello che conta sono gli 11 che entrano in campo con la maglia rossonera e nient'altro.